Il giorno 29 novembre alle ore 21, presso il teatrino della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di Fabriano, il dottor Franco Castellani ha replicato la presentazione del suo libro autobiografico, intitolato Un medico, una vita, una fede. Affossato sabato scorso, alle ore 17 è andata molto bene, di fronte a un pubblico numeroso, presenti le autorità del paese e molti amici venuti da fuori regione. È stato un momento fortemente conviviale e nonostante un piccolo momento in cui si è fatto sorprendere da un po' di emozione, Franco ha tenuto viva la platea attraverso i suoi racconti. Tutto è finito come nelle migliori tradizioni con una merenda cena organizzata dalle donne locali che hanno dato prova della loro maestria culinaria. Qui a Fabriano è stato accolto da oltre 140 presenze nonostante il cattivo tempo. Molti gli amici, i colleghi medici e le autorità religiose, tra cui Monsignor Giancarlo Vecerrica, che intervenendo ha voluto puntualizzare sulla sua figura di medico impegnato nel sociale, ma anche della sua dedizione agli altri e soprattutto alla fede religiosa. Una persona dall'animo buono, dal modo di fare all'antica, che non si tira indietro di fronte a nulla. Una persona forgiata dalla passione per le tre F, famiglia, fede e fratellanza. Non sono mancate anche qui momenti emozionali, ai quali con un sorriso ed un nodo in gola, che si è sciolto attraverso un grazie di cuore da parte del dottor Mario Carloni, che ha voluto ricordare numerose vicende, che hanno condiviso sia nel lavoro che nella passione extra lavoro, che Franco coltiva con impegno ed estrema convivialità. Il ricavato delle offerte del libro, che è stato donato a tutti gli intervenuti e a tutti i suoi pazienti, è andato totalmente in beneficenza alla Caritas diocesana di Fabriano.